Carmen, quando venne rappresentata per la prima volta a Parigi alla fine dell'Ottocento, fu uno scandalo. La protagonista fumava in scena e l'opera finiva con un omicidio. Nietzsche la vide a Torino e scrisse che ad ascoltarla si diventa noi stessi un capolavoro e che entro 10 anni sarebbe stata l'opera più popolare del mondo. Aveva ragione. Non puoi mancare l'appuntamento con Carmen, la gitana più famosa del mondo.